Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide, scusate se sono senza maglia, ma fa un caldo raga. Vabbè, c'è anche il ventilatore, cerco di coprirlo per non far arrivare il vento con della roba davanti al microfono, ma insomma, guardate i miei occhi, si sono addirittura arrossati perché butto il vento, praticamente lo butto sul muro e sul muro poi mi rimbalza, mi entra negli occhi, io poi non ce la faccio, praticamente mi sto facendo due docce al giorno, oggi stavano 35 gradi fuori, ma insomma c'è un'umidità veramente schifosa. Allora, come ogni inizio settimana, vi vado a fare l'analisi del mercato delle criptovalute. Andiamo a vedere prima di tutto in generale come sta andando e poi andiamo nello specifico. Allora, parliamo della market capitalization che ce l'abbiamo a 250 miliardi di dollari. Abbiamo perso 50 miliardi dal punto più alto di qualche settimana fa. Abbiamo una dominance di Bitcoin che sta scendendo, 47,4. Mi pare che ieri fosse a 47,8. Beh, insomma, non è scesa quasi di nulla, però c'è stato un lieve calo. E andiamo a vedere soprattutto le peggior criptovalute tra le prime 10, senza contare Tether, quindi 11. E vediamo che Tether comunque è rimasto saldamente al nono posto, superando sia IOTA che è arrivata al decimo e Tron rimane all'undicesimo. Ethereum Classic è salita al dodicesimo posto e andiamo a vedere le criptovalute che hanno fatto la peggior performance come Stellar Lumen, meno 19,44, Cardano, meno 15,62. Bitcoin Cash 15 e 13, poi abbiamo Bitcoin con un 14,93 e Ethereum con un 11. Praticamente poi mancano Ripple con 6 e EOS con 9. Allora andiamo a vedere precisamente il Bitcoin come si sta comportando in queste ore. Vediamo che alla fine era, come vi ho detto, praticamente si sta avvicinando alla soglia dei 6.800 dollari, che potrebbe teoricamente testare il valore e poi insomma rimbalzare per andare a toccare in maniera molto molto leggera quota o 8.000 o 8.800, insomma tra la fascia tra gli 8.000 e gli 8.800 potrebbe superare. Insomma, il quota 8.000, ma non credo che riesca a farlo prima del, diciamo, 15 di agosto, che è il periodo, come vi ho sempre detto, nel quale la maggior parte delle aziende sono chiuse, quindi anche gli grossi investitori non stanno investendo. Purtroppo la criptovaluta momentaneamente è arrivata a 6.860 dollari. Dovrebbe teoricamente rimanere su questa soglia di prezzo qui rossa. Se entrasse ancora una volta in questa zona, ragazzi, ne vedremmo almeno per, guardate qui quanto è durata, dal 10,6 al 16,6, quindi praticamente per un mese. Potremmo vederla anche questa volta rimanere all'interno per un mese. Ricordatevi che c'è questa retta che va a unire praticamente quasi tutti i punti di prezzo più basso in questi ultimi periodi e potremmo avere ancora un ulteriore calo. Non credo possa accadere, ma potrebbe, insomma, ragazzi, sapete benissimo che sul mercato delle criptovalute nulla è sicuro e quindi potrebbe addirittura andare sotto i 5.700 dollari, ma la vedo una cosa abbastanza difficile. Perché comunque dai ragazzi stiamo parlando di Bitcoin, come vi ho detto i miner hanno bisogno che rimanga a un determinato valore e come sapete la maggior parte momentaneamente del mercato dei Bitcoin è quasi monopolizzata proprio da questi miner che sono molto grossi e quindi hanno bisogno di avere degli introiti che sicuramente ancora hanno perché i più grossi mining farm insomma hanno contratti di elettricità veramente, veramente convenienti. Vi ho parlato dell'altra volta, quello del Canada, insomma, che addirittura regalano quasi l'elettricità perché ne hanno in surplus tonnellate. Non so se si dice, no, non si può dire tonnellate, però insomma, tantissima elettricità. Allora, andiamo a vedere anche dopo aver visto Bitcoin, facciamoci le prime tre, Ethereum, Ripple, anzi 4, Bitcoin Cash e poi ci andiamo a vedere la top loser della settimana, Stellar. Allora, andiamo a vedere Ethereum,
Ethereum US dollar, anche lei addirittura è scesa sotto quota 420 dollari. Ora si trova soglia di 400 dollari. Vi ricordo che 400 dollari è anche un, anzi, mettiamoci questa linea così la guardate. Come vedete, questo è un livello di prezzo che è stato testato spesso e volentieri prima del pump che c'è stato a fine dell'anno scorso. Inoltre, qui ad aprile comunque è caduto sotto questo limite che si era creato tempo fa, quindi potremmo teoricamente andare a vedere un test anche dei 365 dollari, ma è un qualcosa di veramente difficile perché comunque il prezzo di Ethereum, bene o male, si è sempre mantenuto sopra i 400 dollari nell'ultimo periodo. Quindi vederlo addirittura scendere sotto questa soglia di prezzo significherebbe vedere anche un Bitcoin avvicinarsi in maniera rischiosa ai, no, ai 6.500-6.300 dollari. Quindi dipende sempre comunque, come avete capito bene, da Bitcoin. Ripple, andiamo a vedere come si sta comportando. Ripple sta veramente in un momento down. In questo momento, anche se teoricamente non ve lo dovrei dire, è il miglior momento per acquistare proprio Ripple. Ripple momentaneamente viene scambiato a 0,40 centesimi di dollaro. Ragazzi, non trovavamo questo prezzo praticamente vediamo, da dicembre, ragazzi, da dicembre, prima del pump che c'è stato. Quindi è un prezzo molto vantaggioso in questo momento. Sicuramente non è il prezzo migliore al quale andarlo ad acquistare perché potrebbe ancora una volta scendere. L'unico metodo da poter utilizzare è magari mettere un acquisto a fasce di prezzo. Quindi se per voi è un prezzo ottimo questo che sta in questo momento sul mercato, quindi 0,41 centesimi, potreste mettere prezzo 0,40, 0,39 e 0,38. Acquisti in scaglioni, così praticamente l'acquisto di tutti e tre gli scaglioni andrebbe a creare un prezzo medio di 0,39. Però è logico che dovete beccarli tutti e tre. Se non andate a beccare, poi è logico che rimane un prezzo un po' più alto, che comunque è conveniente in questo momento, ma non sappiamo quando e logicamente se. Però il se, dai, lasciamolo perdere perché secondo me si riprenderanno, ma almeno il quando non sappiamo quando si riprenderà, e quindi è un punto interrogativo. Con questo cosa voglio dirvi? Che se aspettate, magari troverete acquisti migliori o magari perderete il treno. Quello spetta solo e soltanto a voi. Andiamo a vedere Bitcoin Cash, che in questo momento sta toccando questa retta che va a unire tutti i minimi storici su, logicamente, Bitfinex. Bitcoin Cash, che comunque ha perso un qualcosa come, andiamo a vedere subito, un 21% addirittura, ragazzi. Ha avuto questo pump enorme a maggio, poi ha iniziato a calare sempre di più, in maniera differente da Bitcoin, ma comunque in maniera importantissima. Poi abbiamo detto di andare a controllare, mi pare Stellar Lumen. Sì, Stellar Lumen è l'ultima criptovaluta che volevo controllare, quindi XLM US dollar. Non so se c'è, dovrebbe. Ok, perfetto. Stellar Lumen, che è quella che ha perso praticamente di più, perché nell'ultima settimana aveva guadagnato praticamente da qui a qui, anzi prendiamo anche gli spike, praticamente un 100%, e ora sta perdendo dallo spike fino a qui un 35%. Questo non è in una settimana, ma nell'arco di un mese. Era partita il 13 e adesso siamo all'8, quindi, anzi no, scusate, al 7, quindi praticamente è quasi un mese, mancano 5 giorni al mese per vedere questo pump and dump veramente importante di Stellar Lumen, che comunque ha fatto capire che è una criptovaluta che ancora ad oggi vive, non è morta, non ce la siamo dimenticata. Al contrario di Verge, che invece è veramente, veramente calata in maniera importante. Anzi, voglio vederlo. XVG, US dollar, sì, US dollar. Ecco, vedete Verge, che cosa sta succedendo a Verge? Cioè, praticamente ha iniziato a calare e non si è più fermata. Adesso è a 0,01 centesimo, ragazzi. Veramente, veramente importante come prezzo. È bassissimo, ma io non so se possa ancora rialzarsi questa criptovaluta. Dopo il pump che ha avuto nel periodo di aprile, grazie all'implementazione su Pornhub,
ha perso totalmente tutto quello che aveva recuperato proprio in quel pump. Bene ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto, chiaro e come al solito, insomma, di intrattenimento. Grazie per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook, il mio account Steemit, davide.vasco. Scusate ancora una volta se sono senza maglia, ma raga, qua si muore, sono mezzanotte e mezza, adesso mi ando a fare un'altra doccia, mi andrò a letto, non ce la faccio più. E domani me ne farò altre due, uno perché devo andare in palestra e due perché devo andare in piscina, quindi almeno altre due, se no proprio tre, se fa caldo così. E quindi niente, grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao ragazzi!